I mercatini di Natale arrivano a Nocera Superiore per il secondo anno ad adornare il piazzale della Basilica di Mater Domini, ma sarà anche un momento di aggregazione dando spazio all'artigianato locale e alla gastronomia. Uno dei simboli delle festività e ottimi luoghi per immergersi nell'atmosfera natalizia sono i mercatini di Natale, una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo, quando nelle città europee si tenevano delle fiere in occasione dell'Avvento, il periodo che precede il Natale. In queste fiere si potevano trovare prodotti artigianali, dolci, decorazioni e regali per le festività, ma anche cibo e bevande tipiche per riscaldarsi dal freddo invernale. I mercatini di Natale erano anche un'occasione di aggregazione e di festa con spettacoli, musiche e rappresentazioni della nascita di Gesù. I primi mercatini di Natale si svolsero nei territori tra la Germania e l'Alsazia, poi si diffusero in tutta Europa assumendo caratteristiche diverse. È lo scopo dei mercatini di Natale? Potrebbe sembrare qualcosa di poco attinente al santuario e alla basilica, ma noi abbiamo pensato ai mercatini di Natale non per vendere qualcosa, non per scopo di lucro, ma abbiamo pensato, ecco, i mercatini come momento di aggregazione, momento per fare comunità. Ecco, abbiamo pensato anche in queste sere di inverno, anche col freddo, ecco, di offrire uno spazio e un tempo per ritrovarsi, per stare insieme. Quest'anno, con l'ausilio anche del Comune di Nocera Superiore, siamo entrati nel cartellone natalizio del Comune di Nocera Superiore. Abbiamo fatto questi eventi per cercare di riavvivare un poco il Natale per le famiglie, quindi sono casette che vendono prodotti artigianali, cose natalizie, non mancherà il food, quindi qualche cosa da mangiare, le pizze fritte, un piatto di pasta caldo, la cioccolata calda, e poi ci sono i vari prodotti delle varie associazioni che hanno partecipato a questi eventi. Ci tratteremo qua tutti i sabati e le domeniche dall'8 dicembre già fino al 6 gennaio, e ci sarà Babbo Natale con gli elfi che prenderanno le letterine dei bambini per poi fare la consegna il giorno di Natale. Abbiamo cercato di strutturare un poco tutte le serate con qualche evento, qualche cosa, i gonfiaboli per i bambini, un poco di musica, queste cose qua. In collaborazione appunto con l'associazione abbiamo dato il patrocinio del comune. C'è un'area natalizia, vi invito a venire tutti qui a Nocera Superiore perché abbiamo un cartellone natalizio preziosissimo, di eventi continui quasi tutte le serate, sono coinvolte le associazioni, sono coinvolte le varie parrocchie, la Basilica di Mater Domini di Nocera Superiore, vari concerti, tra cui appunto quello finale del 1 gennaio, e vi invito tutti a venire e a gustare anche i nostri prodotti natalizi.